È stata Kim Kardashian nel 2017 a mostrare per la prima volta al mondo quello che sarebbe diventato un taglio di tendenza nei mesi successivi, il lob, il taglio scalato che sfiora le spalle e che effettivamente è diventato di gran moda e in pazza fra signore di tutte le età. Il grande pregio del lob, infatti, è quello di star bene su tutte le forme del viso ed abbinarsi bene sia alle righe centrali che a quelle laterali, così come al capello liscio o alle onde. Ci ha pensato una star di prima grandezza come Monica Bellucci, alla quale effettivamente sarebbe bene anche un cestino della spesa sulla testa, a sdoganare il lob su una passerella tutta italiana, quella dei David di Donatello 2018. L'attrice ha consegnato il David alla carriera Steven Spielberg e si è presentata sul palco con una creazione di Balmain in maglia lurex, con chiusura a portafoglio e con il taglio che tutte ad Hollywood amano, il lob appunto. Lunghezza alle spalle, riga centrale, punta in dentro, il lob di Monica Bellucci era impeccabile e sicuramente sarà stato di grande ispirazione per tutte le donne, non solo per le star di Hollywood, perché tutte prima o poi lo hanno sfoggiato, da J.Lo o a Jennifer Aniston, ma anche per le comuni mortali che probabilmente staranno già chiedendo al proprio parrucchiere di copiare il suo stile.